quando ero paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Luisella Franchini, Valerio Lopane, Paolo Pellegrini e Massimiliano Samsa. Come ser depossente la tua virtù c'è non venuta ancora di tanta gioia già mi colmi il petto. Ma perché mai l'effetto non ne possio vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva sì. Oh buono, oh caro, un altro sorso. Oh buon di bene in vena, dolce calor mi scorre, ma forse anche sa, forse la fiamma stessa incomincia a sentire, certo la sente. Me l'annunzia la gioia e l'appetito che in me si risvegliò tutto ad un tratto. La 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 la. Essa, ma no, non ci apprezziam dei miei sospiri, non ci spanti per ora, tant'è domani adorarmi dovrà quel cor spietato. La 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 la. La 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 la. Vuol far l'indifferente. L'amor non sente. Per poco alle mie pene
Buonasera a tutti i nostri amici, siamo giunti alla seconda puntata che Ameria Radio dedica nel centenario della nascita a Carlo Bergonzi. Questa nostra rassegna è stata definita appunto un trono vicino al sole, riecheggiando uno dei momenti più topici del canto di Bergonzi, perché sappiamo tutti che il famoso sì filato, come l'ha voluto Verdi, è una caratteristica proprio di Bergonzi e dell'idiomaticità, verrebbe quasi da dire la firma verdiana di un grande verdiano,
ma questa sera per parlare di Carlo Bergonzi come interprete, come maestro, come uomo, accanto alla professoressa di Ameria Radio che è Luisella Franchini, abbiamo una nuova amica, o meglio, un'amica ritrovata, che è Daniela Loiarro. Carissima Daniela, grazie di essere qui con noi e buonasera. Buonasera professoressa Franchini, è un piacere trovarla. Buonasera carissimo Valerio, dopo tantissimo tempo e dalle nebbie bergamasche che ci conducono un po' e ci avvicinano al tema di questa serata, esatto. Proveniamo da quelle e dalla terra natale di Donizetti. Assolutamente. Allora, come dicevamo, come ha detto ora, non poteva presentarti meglio Luisella, la cara Daniela, anche perché sapete, Daniela questa cosa non la sa, noi ad Ameria Radio siamo tutti privi di titoli, c'è soltanto una persona che è titolata, che è la professoressa per antonomasia, cioè Luisella Franchini. Carissima Luisella, un abbraccio grande e grazie per essere con me sempre in questo nostro cammino e di questo grande omaggio a questo eccezionale interprete che è Carlo Bergonzi. Ciao Valerio, innanzitutto buonasera alla signora Loiarro. Io sono felice particolarmente di essere qui perché leggendo alcune cose su di lei sono rimasta veramente molto interessata e ho molto da chiederle e da sapere. E per quel che riguarda il professoressa, come ormai tutti sanno, questa è un'allegra presa in giro del mio amico Valerio e io sono semplicemente Luisella. Comunque, benvenuta la signora Loiarro, un abbraccio a Valerio e affettuosi saluti ai nostri ascoltatori. Assolutamente. Allora, carissima Luisella, noi abbiamo appena ascoltato tre grandissimi interpreti in una pagina, come diceva appunto Daniela, che è un omaggio per certi versi ai miei natali, che appunto è l'Elisir d'Amore. Secondo omaggio ai miei natali è che la direzione è quella del maestro Gianandrea Gavazzeni. Siamo a Firenze e appunto abbiamo nel 67 questa importante registrazione con la Dina di altissimo livello, che appunto è la Dina di Renata Scotto. Ora abbiamo questa modalità di canto di assoluto livello, anche perché quello che ci verrebbe da pensare è, Daniela, che innanzitutto non è il primo ruolo che viene in mente, pensando appunto a Carlo Bergonzi, non viene assolutamente in mente Nemorino, ma Nemorino è al contrario un interprete di eccezionale valore. Vedevamo appunto un eccezionale interprete anche in Donizetti. Quali sono i caratteri che tu riconosci di Bergonzi come interprete donizettiano e come interprete buffo, anche perché Nemorino è un personaggio molto particolare che è sì buffo, però ha questo alone malinconico che naturalmente è una delle chiavi di interpretazione, di originalità e di assoluto valore del Nemorino di Bergonzi. Beh, sicuramente quando si pensa a Carlo Bergonzi si pensa soprattutto al repertorio verdiano, ma in realtà bisogna anche ricordare che la grande scuola da cui proveniva comunque Carlo Bergonzi, la scuola tenorile che lo precedeva, abbiamo sempre avuto anche questi due côté nei grandissimi tenori, l'essere capaci di interpretare il repertorio romantico verdiano, ma anche saper piegare la propria voce alla dolcezza, alla malinconia, soprattutto di Nemorino, anche perché ovviamente noi al giorno d'oggi siamo abituati a un repertorio donizettiano molto ampio,
Oramai nel repertorio sono entrate, è entrata la trilogia delle regine, certo. molti altri titoli. All'epoca in cui Bergonzi ha avuto il suo fulgore o i suoi predecessori, i titoli donizettiani erano decisamente più limitati. Per quanto riguarda l'Elisir d'amore, secondo me c'è un punto da tenere ben presente. L'Elisir d'amore è l'opera buffa, l'opera comica che porta in sé all'apogeo e poi dopo sicuramente svanisce nella foga del grande romanticismo poi verdiano. L'opera comica in i suoi due aspetti, in quello veramente buffo napoletano, ma nello stesso tempo anche sempre di origine napoletana, come di larmoyante, come era per esempio La Nina pazza per amore, che era già uno dei sottogeneri. Il carattere del Nemorino di Bergonzi, secondo me, raccoglie proprio questi due aspetti. La nuova opera comica, che dopo Donizetti non avrà più questa grande espansione, e il romanticismo. A differenza dell'opera comica che precedente, soprattutto pensiamo agli esempi di Rossini, certo, della certo, farsa napoletana, Donizetti mette in luce i personaggi non sono dei tipi, ma il loro canto è espressione stessa dell'emozione, vivono l'emozione, non sono astratti. E oltretutto poi abbiamo questa ambientazione bucolica, che un po' si trova già anche nella Nina pazza per amore, ma che Donizetti poi porta al massimo con un'orchestrazione nell'Elisir d'amore di una raffinatezza unica. E Bergonzi raccoglie questi due aspetti, romanticismo e comicità, dando al personaggio il giusto colore romantico, perché il suo è un Nemorino sotto certi aspetti, dall'accento e dal fraseggio sempre nobile, certo, che però sa piegare anche la sua voce, oltre a queste frasi lunghe, oltre a questa malinconia, anche alla leggerezza di un tralalalalalalalara, con una semplicità che me lo fa anche ricordare e me lo tiene presente, per esempio, quando lo ascolto, mi viene in mente quando insieme si studiava l'Elisir d'amore e si faceva questo duetto e lui subito si illuminava in volto con questi occhi che si aprivano e faceva tra la 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 la, è così, dice, questo è l'Elisir d'amore, c'è questa parte comica ma sempre comunque espressione nobile, mai sferzante, soprattutto in Nemorino naturalmente. E poi questa parte melanconica, l'essenza stessa dell'emozione, del sentimento che lui poteva poi rendere vero, perché la sua tecnica glielo permetteva. Molti a quell'epoca rimproveravano a Bergonzi un timbro non affascinante, però la grazia del suo canto, l'intelligenza del suo fraseggio lo rendevano superiore a molti altri che avevano estensioni vocali o colori forse ancora più accattivanti del suo. E tutte queste pagine, questa pagina che abbiamo sentito e quelle che sentiremo, sono veramente l'esempio di questo connubio felice di un cantante a suo agio anche in questo repertorio, perché la sua tecnica glielo permette e ti fa dimenticare completamente la tecnica, esattamente quando lo si sente in registrazione, ma anche come succedeva in palcoscenico, perché chi ha avuto l'occasione di vivere le sue rappresentazioni verdiane, donizettiane o anche i suoi concerti,
si ricorda che non importava assolutamente che lui piegasse la mano per ricordare il suono coperto. Sì, 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 copri, copri. Copri, copri, oppure si tenesse la mano sul diaframma, o che fosse un po' tondetto insieme a Montserrat Caballé. Nella Ida si poteva avere l'idea di, sicuramente non erano due figure, non erano dei top model, però certo, era la magia del... e il fascino delle loro voci unite. E la creava appunto l'illusione, come dico sempre, lo charme, come dice esatto. Carmen. Esatto, e il teatro è illusione. Certo, questo è il bello del teatro. Allora, io ti devo dire, ti devo fare una specie di confessione che è una dichiarazione di grande stima. Allora, sei riuscita a dare un carattere di altissima profondità musicologica, vedendo questo parallelo tra la scuola napoletana e per certi versi questa spruzzata rossiniana che viene condensata in Donizetti e assorbita e restituita con estrema immediatezza da Carlo Bergonzi, devo dire in maniera che è veramente impressionante. Ti ringrazio per aver dato questa stupenda immagine, proprio tratteggiata con carattere, con sapienza e con anche originalità. Io devo dire che questo tuo taglio è stato non solo azzeccato, ma anche vede l'istintività di un artista di altissimo talento che riesce a cogliere la sensibilità della musica travalicando i limiti dei compositori, e questo è qualcosa di grande che vedremo poi soprattutto nella Furtiva Lacrima che ci aspetta a breve. Cara Luisella, ti vedo anche tu very impressed, come direbbero i nostri amici d'oltremanica. Allora, mentre la signora Loiaro parlava di Carlo Bergonzi, mi tornava in mente le parole di Thomas Schippers. Bergonzi, per quel che riguardava la lirica italiana, era il suo tenore preferito, assolutamente. E addirittura proprio lo esigeva nelle incisioni discografiche con le case discografiche. Io ho trovato queste parole, che appunto sono parole riprese da Giuseppe Verdi, quando Bergonzi diceva, appunto dice la signora Loiaro, note parole non sono mai messe a caso dal compositore. Cantare significa conferire alle note, alle parole, quel colore che trasmette l'emozione e il sentimento con cui il musicista ha composto. Ecco, io volevo che lei appunto ci raccontasse, a parte che come grandissimo artista, com'era il maestro Bergonzi, il vostro, il suo insegnante Carlo Bergonzi, chi era? Ma... Devo fare attenzione, perché per me parlare del maestro Bergonzi è sempre un ricordo vivo, una grandissima emozione, e quando ci penso mi commuovo sempre, nonostante siano passati tantissimi anni. Mi sono trovata davanti al maestro Bergonzi al concorso di voci verdiane a Busseto, che quando io lo feci nel 1986, lo tempore. Era il millennio scorso. Esatto, il millennio scorso. Però devo dire questo, allora, eri anche una cantante giovanissimissima, questo va anche detto. Sì, il primo concorso lo feci a 19 anni, quando arrivai al concorso di voci verdiane ne avevo 21 e mi sono ritrovata davanti, credo, quasi una sessantina di soprani, perché era un concorso affollatissimo. La giuria era all'altezza e il presidente era Carlo Bergonzi,
artista che io avevo sentito, per mia grandissima fortuna, tantissime volte in concerto, in Radames, come Andrea Chenier, quale Enzo Grimaldo, insomma, Forza del Destino, Ballo in Maschera. E naturalmente ero in grandissima soggezione, non mi sarei mai più figurata di, con il mio tipo di voce, di arrivare alla finale del concorso. Invece arrivai in finale, fui premiata come migliore giovane artista e il nostro rapporto cominciò in quell'attimo precedente alla mia uscita alla finale, in cui cantavo Caro Nome, in cui il maestro mi mise la paterna mano sulla spalla e da lì mi disse: ci rivedremo. Infatti mi chiamò all'Accademia e poi dall'Accademia le prove per il Rigoletto, eccetera. Il maestro era una persona assolutamente, tra virgolette, normale, nel senso non faceva pesare di essere Carlo Bergonzi, non faceva pesare di essere il tenore verdiano, ma cercava di trasmettere il suo sapere, la tecnica, il bel canto, con la stessa rigida, come posso, non rigida, con la stessa severità e serietà con cui aveva applicato queste regole a se stesso. Certo. Quindi la giornata per lui si cominciava alle 8 con esercizi fisici per tenerci in forma, colazione, vocalizzi, e lui era sempre lì dalle 9 del mattino fino alle 7, alle 8 di sera, perché quando io feci l'Accademia, per esempio, Vincenzo Lascola, che era già in carriera, che era di qualche anno più avanti di me, veniva a ripassare o a preparare i nuovi ruoli, e quindi lui gli riservava le ore della sera quando aveva terminato tutti i... Certo, voi ragazzi. Lui, certo, come pretendeva da se stesso il massimo, lo pretendeva dagli allievi. Non diceva: siete qui per studiare, non si va in discoteca, si mantiene una certa linea, perché questa sarà, se avete fortuna, la vostra vita, essere al servizio della musica, della voce, del compositore. Mai, io non l'ho mai sentito mettere se stesso in prima persona. Dire no perché è per la carriera, no, si è al servizio della musica e del compositore. Poi durante le lezioni veniva fuori anche questo, ed erano lezioni a seconda anche del grado di preparazione dell'allievo, che potevano partire solo dalla tecnica, per chi era veramente da sistemare al 100% con vocalizzi, certo, e poi vocalizzi per chi era più avanti con le arie, anche arie da camera, le famose arie antiche del Parisotti. Il Parisotti, certo. Per esempio, lui giustamente era un attento ascoltatore di tutte le vocali. Se trovava un difetto, diceva: facciamo Amarilli, lo Jarro prima Amarilli, perché la I oggi proprio non funziona. Allora era giustamente Amarilli, eccetera. Come per esempio per anche i baritoni, che avevano voci, pur essendo giovani, già squisitamente di timbro verdiano, gli diceva: mai si comincia con Verdi, cominciamo con l'aria dei Puritani, per esempio, perché quando si è capaci a tenere il fiato di Bellini, dopo Verdi è il passo successivo, Donizetti e Verdi sono i passi successivi, ma non perché Bellini sia da meno, ma perché Bellini ti obbliga per forza al controllo della voce. Tant'è vero che lui diceva: io quando sento qualche cosa canto la serenata del Barbiere di Siviglia, e così so che la voce è a posto. Ah, certo. Sono affascinata veramente. Ora direi che possiamo dare il nostro secondo ascolto, che rimaniamo sempre nell'ambito appunto donizettiano,
con la, è fondamentalmente è un appuntamento obbligato, Una furtiva lagrima, appunto l'incisione quella del Maggio Musicale Fiorentino del luglio del 67, sempre con la direzione di Gavazzeni. Veramente grazie Daniela per questa bellissima, bellissima istantanea che ci stai regalando e buon ascolto ai nostri amici a casa. Buon ascolto.
Signore e signori, ecco, dopo aver sentito questa meravigliosa esecuzione della Furtiva Lagrima, tanto per dire, è l'edizione di questa pagina, peraltro incisa come aria staccata, come opera completa, da, come direbbe Luisella parafrasando Montalbano, appunto dall'umano criato tenorile, è comunque considerata da Elvio Giudici come la sua esecuzione preferita. E sicuramente c'è, perché è un carattere che manca ad altissimi grandi interpreti, come può essere tradizionalmente Tagliavini, oppure ancora Schipa, Valletti, e in epoca più recente anche grandi, grandi interpreti che comunque hanno mosso molto sulla chiave lirica, magari dicevamo prima anche con timbri straordinariamente seducenti, ma la lacrima che c'è nel canto di Bergonzi è assolutamente sua. E quello che io ho sempre notato in questo, poi magari Daniela vedi quanto c'è di vero e quanto invece è una mia suggestione, io ho sempre pensato che il canto di Bergonzi sia il canto della consapevolezza, cioè il suo raggiungere la corda tenorile è stato un azzardo, una scommessa che è stata vinta con una dedizione fortissima e una volontà di ferro nel credere in un progetto. E questa consapevolezza vocale guadagnata veramente nota su nota, semitono su semitono, ha dato a Bergonzi questo senso di consapevolezza vocale che mantiene anche al personaggio, cioè Nemorino ha questo accento, un accento da sconfitto per certi versi in questa pagina che è la Furtiva Lagrima, o comunque malinconicamente incerto nell'avvenire, proprio legato alla consapevolezza. E questa pagina la si ritrova poi, insieme alla sua consapevolezza, anche in Lucia di Lammermoor. Ecco, volevo sapere, secondo te ha un senso questa mia impostazione, cioè il fatto di, io ho intitolato questo secondo intervento una pietosa lacrima su questo pegno allora. C'è questo senso della lacrima, della malinconia, della consapevolezza nel canto verdiano, scusate, di Carlo Bergonzi, applicato però a Donizetti e non solo ed esclusivamente in Verdi? Sì, senza dubbio, anche perché io ho sempre trovato in Carlo Bergonzi una grande profondità, una grande intelligenza musicale sua, personale, e poi penso, credo anche da come parlava, raccontava del suo rapporto con determinati direttori d'orchestra. Certo. Da questa, come per esempio Thomas Schippers, perché come diceva la professoressa Franchini, Thomas Schippers era un ammiratore di Carlo Bergonzi, ma era anche al contrario, perché infatti Carlo Bergonzi un giorno, quando gli posi la domanda, ma il direttore con cui lei si è trovato meglio, mi fa Thomas Schippers. Ho lavorato con Gavazzeni, con Karen, dice, però Thomas Schippers è stato un direttore, un qualche cosa a parte. Certo. Lo metteva sopra tutti, non sopra tutti come livello direttoriale, eccetera, ma proprio come rapporto umano, probabilmente anche, ma come intelligenza musicale e sensibilità forse anche simile alla sua. Tant'è vero che mi sembra, sentiremo, non so se è stata scelta quella registrazione. Sì, adesso sentiamo appunto il duetto della Torre. Quando si sente sia Donizetti, diretto da Schippers, cantato da Verdi, da Bergonzi, che Verdi, diretto da Schippers e cantato da Bergonzi, si sente proprio questa consapevolezza della tecnica di uno direttoriale, dell'altro vocale, ma sempre guadagnata e mai esposta metterla in mostra, diciamo, in senso barocco, come meraviglia, ma sempre al servizio
del compositore. E sicuramente Carlo Bergonzi, essendo dovuto passare dalla corda di baritono a quella di tenore da solo, perché lui si è messo da solo per 6 mesi a studiare, perché sentiva che non funzionava la sua voce, ed è stato coraggiosissimo perché era già sposato, aveva già famiglia. E quindi sono scelte che fanno anche vedere quanto quest'uomo fosse forte, volitivo e capace di prendere delle decisioni che avrebbero avuto una conseguenza incredibile per lui e anche per noi che l'abbiamo ascoltato, e che è stata una grande fortuna che lui abbia avuto, certo, avuto questa presa di coscienza. E tornando a Donizetti o a Verdi, proprio quello che a me ha sempre colpito di Carlo Bergonzi, già come ascoltatrice, è questa capacità di rendere il romanticismo, però sempre dentro le strutture, diciamo, del classicismo, in un certo senso, quindi dentro le strutture del bel canto, senza mai trascendere alla tecnica o metterla da parte per ottenere un effetto maggiore. Anzi, la forza di Bergonzi è proprio questa capacità di ottenere il massimo dell'emozione, del comunicare l'emozione, proprio con la giusta dose di enfasi, nobiltà, malinconia nella voce in Donizetti e in Verdi. Ma io penso che la tua istantanea sia veramente buonissima, perché hai parlato di una idiomaticità di stile in Donizetti, assolutamente. Questo è il duetto della Torre con Cappuccilli e la direzione di Schippers, è sicuramente una grandissima pagina, anche perché ci dà la possibilità di apprezzare una pagina che, diciamo, ha un taglio di senso pratico, cioè è una pagina molto pesante e che era un eccezionale impegno per il canto tenorile. Quindi in questo è giustificato il taglio, proprio dalla prassi teatrale, ma è una pagina tra le più valide di Lucia, cioè sicuramente ha il valore che può avere il duetto tra Lucia ed Edgardo o tra Lucia e Enrico, è una pagina veramente di altissimo livello, e quando appunto ci sono, come in questo caso, due interpreti del valore di Bergonzi e di Cappuccilli, siamo di fronte proprio con la London Symphony Orchestra a una pagina veramente di altissimo livello. Luisella, una pennellata, se vuoi chiedere a Daniela, non so, qualcosa legato a... No, una piccolissima curiosità, esatto, se posso, perché leggevo oggi che appunto la signora Loiarro ripeteva una frase di Bergonzi che io avevo già letto, in quanto in una intervista che gli avevano fatto, cioè Carlo Bergonzi parlava di cantare sul fiato. Ecco, cosa intendeva con questa frase, cantare sul fiato? Luisella, questa è un domanda, cioè non è la domanda. Come posso anche spiegare alla signora Loiarro dove l'avevo letto io? Mentre preparavo la biografia di Ettore Bastianini, bellissima la testimonianza di Carlo Bergonzi su di lui, e Carlo Bergonzi dice: Ettore era grande perché cantava sul fiato. Oggi, mentre guardavo la testimonianza della signora Loiarro, ho ritrovato quel termine, cantare sul fiato, e penso che possa interessare, oltre a me, anche i nostri ascoltatori. Ma assolutamente, anche perché appunto il canto sul fiato è la chiave di volta dell'organizzazione vocale della grande tradizione di cui Carlo Bergonzi è stato uno dei massimi vessilliferi, questo sicuramente. Sì, possiamo passare alla domanda di Lisella?
Aiuto del pubblico? No. Aiuto del pubblico? Guarda, allora, diciamo che è la modalità con cui si esprime il canto, quindi è creare, appunto, adesso io la spiego, diciamo, in maniera da non da cantante. Allora, è riuscire ad avere il sostegno della colonna del fiato, che deve essere sostenuto dall'elemento dei muscoli, perché il cantante emette nel complesso pochissimo fiato, è la pressione con cui si crea, e questa pressione, che deve essere legata appunto alla posizione della bocca, evidentemente del viso, del corpo, e soprattutto da una respirazione bassa che, riempiendo completamente i polmoni, dilata la cassa toracica e dà quel senso di, che viene detto, del diaframma. Nel momento in cui tu, giustamente cantando, parte del fiato tende ad uscire, tu devi sostenere, per mantenere la pressione costante, devi in qualche modo restringere con i muscoli del corpo, perché deve mantenere costante la pressione. Questo è, diciamo, quello che avviene fisiologicamente. La sensazione che ha il cantante è quello di avere un continuo giro di fiato, e su questo poi si costruisce la vocale e si colloca poi la consonante. Detta così sembra anche apriamo la bocca ed emettiamo. È una delle cose più complesse che esistano. Perché, diciamo che in un certo senso l'ultima frase che hai detto, apriamo la bocca e cantare, è un po' poi il succo a cui si arriva, nel certo. senso che deve essere poi tutti queste varie combinazioni devono essere così automatizzate ed essere naturali, e non ci si pensa più. È un po' come dire quando hai imparato a camminare non pensi più a camminare. E per cantare è la stessa cosa. Naturalmente ci sono poi molti altri problemi, però con Bergonzi il lavoro era sempre della precisione dell'emissione, non soltanto dal punto di vista della risonanza, ma anche della purezza della vocale, perché la nota deve essere legata a quella vocale e deve essere comunque sempre una nota pura. Certo. Pura nel senso, gli armonici devono risonare in maniera piuttosto l'armonica superiore che non l'armonica inferiore, soprattutto negli acuti. Il sostegno del fiato poi in realtà non è così complesso come si possa pensare. Io ho sentito anche tra i miei allievi delle teorie balzane sulle corde vocali che sono ancorate alla colonna vertebrale. Sì, veramente, io dico, ma insomma, se uno lo avesse raccontato nel XVIII-XIX secolo, va bene. Nel XXI secolo, quando basta andare su internet e vedi tutti gli schemi dell'anatomia umana, avere il coraggio di dire che le corde vocali sono ancorate alle vertebre, insomma, e perciò bisogna rinforzare tutti i muscoli. Ma questo, diciamo, che fa parte un po' anche del capitolo, ecco, cantante. Ecco. Poi anche del fatto, come dicevi tu, che poi ogni cantante sente modalità di sentire, esatto, e di esprimersi. Perché secondo me proprio è la sensazione La sensazione fisica, che è naturalmente legata al corpo di ognuno, e le parole implicano ancora più contraddizioni o... come si dice già in italiano, quando non ci si capisce, mi sfatta. Incomprensioni. Esatto, appunto, incomprensioni. Certo. Però naturalmente il saper gestire il fiato è appunto una questione di esercizio,
e nello stesso tempo è l'arte del bel canto, che ti permette sia di eseguire delle frasi legate lunghissime e sia delle colorature incredibili, come abbiamo visto, o sentito, anzi, dalle grandi cantanti, da Maria Callas a Montserrat Caballé, la stessa Renata Scotto, certo. o chi ha più ne ha più ne metta, non mancano di certo gli esempi, John Sutherland e così via. Il canto per Bergonzi era questo, il saper sempre essere chiari, sia in un legato come nel recitativo, sempre questo canto sul fiato, si prende fiato e si canta. E il suo gesto era sempre questo. Questo del porgere, la voce doveva essere sempre, come posso dire, messa in avanti, data con gentilezza e trattata con gentilezza. E avrebbe risposto sempre. Un'espressione bellissima questa della voce, porta con, data con gentilezza. Assolutamente. Molto. Ora abbiamo appunto questo bellissimo duetto della Lucia di Larmemur, Orvida è questa notte, qui del padre ancora respira. L'edizione abbiamo detto appunto essere quella di Schippers, appunto legata alla London Orchestra Symphony. E dicevamo appunto anche il rapporto di Schippers e la volontà del direttore di aprire anche questo grande duetto. Respira l'ombra in luce.
Sì,
Eccoci rientrati in studio con Daniela Loiarro e con Luisella Franchini. Carissima Daniela, mentre eravamo fuori onda, hai incominciato a parlare del rapporto che c'era tra Bergonzi e Schippers, come già subito si percepisce da questo inizio del duetto, come viene staccato il tempo dal recitativo, quali sono le caratteristiche di questo connubio, di questo scambio interpretativo fortissimo? Beh, appunto, riascoltando questo bellissimo duetto, soprattutto questo inizio con questa tempesta, questi accenti veramente così romantici da un lato, ma senza essere mai nel pieno del furore, mi viene appunto in mente questa unità di intenti tra Schippers e Bergonzi, di cui anche lo stesso Bergonzi parlava sempre. E non so bene come posso dare un esempio. Questa breve introduzione, questa tempesta che è la rappresentazione anche della tempesta nell'animo di Edgardo, del suo furore e anche del furore del fratello di Lucia, Lord Enrico, e questa consonanza di accenti di furore, ma sempre espressi con una grandissima nobiltà, senza mai esagerare in eccessive sonorità o in eccessivi effetti che poi toglierebbero la drammaticità. E mi fa pensare, per esempio, alle sinfonie di Beethoven, eseguite da Georg Seil, che aveva anche questa enorme capacità di analizzare la partitura e di far emergere i singoli strumenti, nello stesso tempo di mantenere questa grande linea di fraseggio, questo grande arco, come fanno sia Schippers nell'orchestra che Bergonzi nel canto, senza conferire un eccessivo decadimento romantico a un classico come Beethoven, e in questo senso nel nostro specifico a Donizetti, che è un romantico ma che è all'inizio del romanticismo, sì, certo, che affonda per studio anche suo personale nella cultura tedesca con Mahir, che è stato il suo maestro, certo, ma nello stesso tempo è l'espressione del primo romanticismo italiano, che da un certo punto di vista letterario per me è molto simile, soprattutto se guardiamo l'Elisir d'amore, non so, ai piccoli grandi dilli del Leopardi. Questo, da un lato, togliere l'aulico del linguaggio classico, certo, mio classico, certo, però essere già con l'altro piede, con la visione, con il sentire nel moderno, perché comunque Donizetti e, come si vede qui, Schippers e Bergonzi sanno rendere questa modernità, questa capacità che aveva Donizetti di sentire, il sentire anche della società di quell'epoca, certo, che amava queste tragedie gotiche, romantiche, come era appunto la sposa di Lammermoor di Walter Scott, con questa atmosfera neogotica, anche se qui non si può applicare, ma molto cupa. E questa introduzione, questo duetto, è veramente la quintessenza di questo tipo di primo romanticismo, certo, che poi sarà sviluppato da Verdi in un altro, secondo la sua sensibilità anche. Certo, no, ma poi comunque anche il clima della tempesta, il duetto, ma poi guarda, quello che tu hai detto in maniera molto molto corretta, ed è quello che a distanza di comunque, ormai si parla di più di 50 anni, di tante interpretazioni, è una idiomaticità stilistica veramente alta. Cioè, tu dicevi, guarda, non c'è la sguaiatezza, non c'è mai l'atletismo vocale per il facile effetto. Cioè,
queste parti danno a Bergonzi una modernità di interpretazione che oggi per certi versi giganteggia più, forse anche dell'epoca contemporanea Bergonzi stesso, perché molti altri grandi voci sono magari state per certi versi superate da Bergonzi in stile, in correttezza formale, in sensibilità del fraseggio, anche perché appunto ne nasce veramente un'interpretazione memorabile, come memorabile proprio la scena finale della Lucia che concluderà i nostri ascolti. Dicevamo, Luisella, che tu avevi appunto di fare una domanda anche a Daniela su qualcosa che, per carità, è sempre nell'ambito evidentemente, ma è qualcosa di collaterale, cioè... Volevo farle una domanda sul suo romanzo, Il suono sacro di Ariam. Mi è interessato molto quel poco che ho letto, la presentazione che ho letto, del suono che è la via alla conoscenza. In esso ho trovato questa frase: troverai la via per sollevare il velo che nasconde la verità immutabile. Io sono rimasta affascinata da questo. Adesso forse la filosofia è il mio ambito, è la mia passione, e questo campo mi affascina particolarmente. Ecco. Allora, io sono anche appassionata di filosofia e di archeologia. Se la vita fosse andata diversa, se le scelte fossero state diverse, o le opportunità, non le scelte, era mia intenzione o dedicarmi, dopo il liceo classico, all'archeologia oppure alla filosofia. La mia passione è sempre stato il canto, e mi sono dedicata al canto. A un certo punto della mia vita ho ripreso in mano libri, ho rimesso insieme molti altri miei interessi che naturalmente durante la carriera non avevo più potuto approfondire, e per folgorazione, dopo una visita a un sito che non è aperto, un sito archeologico che avevo potuto visitare grazie alla conoscenza con il capo del campo archeologico, mi è venuta questa idea di combinare musica e scrittura. Da buona musicista ho sempre pensato la musica prima delle parole. Allora era diventata una scommessa per vedere se c'è una conciliazione, come anche nel canto, di musica e scrittura. E questo romanzo fantasy, perché poi è stato tutto questo ribollire di idee, si è tradotto in un romanzo fantasy in cui il principio primo, il famoso principio primo di Aristotele o di Platone, insomma della filosofia greca, non per niente ho fatto il liceo classico, è il suono. E non a caso, anche perché comunque, per esempio, il Vangelo di Giovanni dice il logos, la parola, eccetera, secondo poi le varie traduzioni. E nello stesso tempo anche mi sono riallacciata ad altri miti della cosmogonia che mi ricordavo di aver studiato, per esempio appunto uno dei tanti miti della cosmogonia indiana, dell'India, dice che la morte si sentiva sola e partorì il suono, e dal suono nacque la creazione, fu l'atto creativo. Quindi in questo mondo fantasy che io ho creato, il suono dà vita, dà la vibrazione, perché poi la vita di ognuno di noi dal punto di vista veramente fisico è una vibrazione, le nostre cellule vibrano, i nostri ricercatori italiani, tra parentesi, hanno scoperto il suono del DNA, che è stato subito ribattezzato il suono della vita,
E attorno a questo suono, che è il principio primo, ho creato questo contrasto di bene e male, quindi di suono e di silenzio, di due forme di magia che una si allaccia al suono, l'altro al silenzio, ma che in realtà il suono primo, il suono che non è mai stato emesso, ma che è, comprende tutto, è il suono in cui tutte le opposizioni si ricompongono e non esistono. Quindi c'è questa differenza fondamentale, il suono è, invece noi uomini esistiamo perché viviamo nel divenire. Il suono è dentro alla creazione, ma allo stesso tempo ne è fuori. Quindi la lotta degli uomini per arrivare anche, che un po' per me nasconde, la lotta dell'uomo del giorno d'oggi con dello scienziato, arrivare fino a dove si può arrivare con la scienza e dove invece c'è un limite. Quindi è una storia di iniziazione da un certo punto di vista, poi ci sono tutti i fattori epici attorno che rendono l'azione, ma nello stesso tempo è, ha un po' questa filosofia sotto che io ho messo e che un po' fa parte anche della mia vita, del mio credere. Io ho fatto anche degli studi come musicoterapeuta, quindi c'è un po' di tutto in questo libro che sto proseguendo, anzi sta diventando una saga, perché purtroppo l'editore con cui l'avevo edito non esiste più, quindi con la nuova edizione si tratta di cambiare diverse cose, ma non è un problema, mi appassiono, è un lavoro a fianco. Assolutamente. Allora, guarda Daniela, io... D'altra parte Platone diceva che la musica era la via d'accesso al divino, eh? Esatto. Ma io quello che dico sempre, a me quello che è sempre piaciuto è il fatto di Pitagora, in cui dice: noi siamo legati al canto meraviglioso armonico degli astri, e siccome lo sentiamo sempre dalla nostra nascita, non lo percepiamo più. Questo è sicuramente un tratto filosofico meraviglioso. Meraviglioso anche per me, devo dire, Pitagora resta nel suo mistero affascinante, però ecco anche questo. Questa, per esempio, a me è sempre piaciuto di Pitagora, questo che si dice, perché poi di scritto in pratica non c'è, certo. Il silenzio che gli adepti dovevano mantenere per 5 anni, saper ascoltare, che poi oltretutto è stato tramandato anche in tutte anche le tradizioni, per esempio dei Sufi, dove anche si dice l'occhio deve essere fatto per la bellezza, se vedi la bellezza è perché è fatto per la bellezza, se non sei capace di ascoltare, che è diverso dal sentire, non puoi parlare. E quindi c'è sempre questa la comunicazione, però che parte dal silenzio. Allora, io veramente ringrazio tantissimo Daniela per questa meravigliosa. Abbiamo già finito, purtroppo. Abbiamo già finito e siamo, anche, siamo un po' eccedenti, mettiamola così. Questo vuol dire che Daniela tornerà per parlare di Bergonzi, per parlare anche di altre cose, volendo, però diciamo che quello che ci piacerebbe poi, magari vedremo anche, di proseguire, perché secondo me con Bergonzi è giusto che magari ci rincontreremo, perché hai piacere, per noi sarebbe molto importante averti per condividere la tua conoscenza, ma la sensibilità con cui parli di Bergonzi è veramente un bene prezioso. Quindi grazie da parte nostra, da parte dei nostri ascoltatori, che sicuramente apprezzeranno molto questa trasmissione. Anche perché parlando con la signora adesso ho tutta una nuova serie di domande da farle, quindi prima o poi dovrò fargliele, assolutamente. Benissimo. Allora, gettiamo appunto e lanciamo il nostro ultimo ascolto, che appunto è la Lucia di Lammermoor per la direzione di Bartoletti, la grande scena finale. Grazie veramente a Daniela, grazie a Luisella Franchini e buon ascolto a tutti.
Grazie a tutti voi. Grazie alla signora Franchini, grazie Valerio, buon ascolto a tutti gli ascoltatori e grazie della pazienza. Ma ci mancherebbe. Un bacio grande, un piacere. Un abbraccio, un bacione. Tombe degli occhi miei, l'ultimo avanzo d'una stirpe infelice che raccogliete voi. Cesso dell'ira il breve poco, sul nemico acciaro abbandono. Tuttavia splende il castello, scarsa fu la notte al tripudio, in grotta donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi e esulti accanto al felice consorte. Tu delle gioie in seno, tu delle gioie in seno, oh.
Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Lisella Franchini, Valerio Lopane, Paolo Pellegrini e Massimiliano Samsa.